Sul tavolo la questione sicurezza, ma ne parliamo con Gennaro Acampora, che è capogruppo PD in Consiglio Comunale. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, Acampora, dopo la folla al murales, il sindaco ha detto che la sicurezza è tema che coinvolge prefettura e Viminale, ma c'è anche una questione sulla gestione di questo fenomeno, ovvero inerente il flusso turistico. Sì, c'è un problema che è emerso, come un po' si aspettava, per un turismo anche un po' diverso, che è quello che si sta riversando verso la città, non solo per i luoghi e i siti culturali classici, ma anche per i siti e i luoghi che stanno avendo grande risalto dal punto di vista sportivo e anche cinematografico. Quindi significa investire di più in servizi e in risorse. Mi collego proprio al servizio di prima, perché l'aumento della tassa di soggiorno va proprio in questa direzione, nell'aumentare i servizi ai turisti, ma anche e soprattutto ai napoletani. Una città più pulita, una città che ha un servizio di trasporto pubblico migliore. E per quanto riguarda il Largo Maradona, oggi ho fatto un comunicato stampa proprio per sottolineare l'importanza che quel luogo deve avere con il controllo. E quindi significa investire maggiormente nella polizia municipale, creare dei percorsi ad hoc con un senso unico alternato anche per i pedoni, uno strumento che già vediamo nel periodo natalizio a San Gregorio Armeno, ad esempio, perché domenica scorsa, e si prevede probabilmente anche nei prossimi fine settimana, ci sono state circa 30.000 visite al Largo Maradona e c'è stato anche un blocco, un vero e proprio blocco di persone che provavano ad andare e ritornare indietro. Quindi c'è bisogno che il comune interviene, ma che soprattutto il prefetto e il questore aiutino, e quindi il ministro degli interni aiuti la città di Napoli e il comune con risorse e con uomini per aumentare i controlli di un flusso turistico che vede Napoli un po' regina d'Italia e sicuramente capitale del sud. Acampora, prima di salutarla, l'aumento della tassa di soggiorno permetterà nuovi incassi. Dove secondo lei devono essere dirottati in via prioritaria? Ma sicuramente organizzare meglio il turismo, perché la tassa di soggiorno nasce per questo, quindi investire nei servizi per la città, quindi in trasporti, pulizia, forze dell'ordine, ma anche per quello che riguarda la tassa di rifiuti. Io ho detto in modo chiaro che non bisogna aumentare la tassa di rifiuti, nonostante negli ultimi anni ci sono stati dei mancati aumenti e nonostante ci sono stati degli aumenti soprattutto di costi di energia che hanno visto difficoltà nelle aziende. Io ringrazio Gennaro Acampora, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Napoli. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e forza Napoli. Parliamo di Cron